ormai ho imparato la vostra filosofia di vita, non mi accontento mai. Mangiando viene l'appetito, vuol dire, no? Adesso fate le battute, io dico. Non faccio pubblico delle grandi cose, adesso pubblico. Oggi sono 9.400 spettatori, quindi si conta uno per uno. Quindi non abbiamo raggiunto i 10.000 che al posto. Ma io mi auguro che se venga mantenuto questo profilo di 10.000 spettatori a partire dalla Cina, no? La società si senta appagata negli stimoli per allestire una squadra, come dire, competitiva, come ha fatto quest'anno. Vedete, io dico sempre che, e vorrei ripercorrere l'altro, quando siamo stati e abbiamo trovato così la condizione con l'amministrazione di Salerno, per farci portavoci di questo nuovo che abbiamo stato della società, abbiamo allestito, siamo andati al notaio i primi di agosto e abbiamo costruito una società che si chiama Salerno Braccio, perché non c'era anche la storia che era la nostra, e non avevamo neanche un pallone. Quindi noi la prima sfida che abbiamo vinto è quella di riportare la società del calcio professionistico. Quindi abbiamo allestito la società, l'abbiamo organizzata, tutti i problemi ci sono stati e abbiamo cercato una serie di... All'esterno della squadra competitiva, perché se voi ricordate alcuni giocatori oggi militano già in C1 e nonostante ciò, quindi erano lì alla serie. Quest'anno abbiamo allestito la squadra competitiva, come avevo promesso, la squadra dimostra tutto il proprio valore e ancora deve ultimare il suo percorso, perché mancano ancora 3 partite e io pretendo che la squadra arrivi prima in assoluto, perché è una squadra che è stata allestita per arrivare prima come qualità. Poi ricordate che vince non è facile, perché tu avevi una squadra forte, però poi dopo lo devi dimostrare sul campo. Vedete, oggi ne hanno fatto un'azione, hanno vinto, hanno pareggiato, cioè, hanno segnato. Poi dopo di purtroppo, però, no? Abbiamo dovuto faticare, non faticare, perché non riusciamo a mettere dentro la palla. Allora, quindi vincere non è cosa semplice mai. Quindi, abbiamo vinto questo, adesso siamo, diciamo così, abbiamo vinto rispetto ai terzi, dobbiamo vincere anche rispetto alla prima. Poi giochiamo la Supercoppa, che è un trofeo al quale io ambisco e dovrebbe ambire, e deve ambire anche la squadra. Poi pensiamo al futuro. Il futuro che è dettato da due cose. Primo, la capacità di organizzarsi adesso a livello centro sportivo, perché abbiamo un problema dei campi e quindi dell'organizzazione degli allenamenti, eccetera. Quest'anno necessità per virtù, ci siamo, come dire, attrezzati con molti problemi, con molte cose che sicuramente non saremo in grado di ripetere il prossimo anno, la prossima sera. La seconda cosa, dobbiamo avere un pubblico numeroso. Quando io dico 10.000, minimo 10.000 persone, sono tutte le partite, perché noi con 10.000 avremo la forza di interloquire, perché la forza di una società non è dettata solo dalla qualità della squadra, ma la forza del suo pubblico, dal peso che ha il territorio. E se il prevede peso, il territorio e l'espressione del peso è legata alla presenza dello Stato. Allora, se uno ambisce a raggiungere dei traguardi importanti, e se ambisce questi traguardi, lo deve dimostrare attraverso anche la presenza, perché altrimenti se c'è un pubblico da categorie inferiori non serve. Dice, ma in altre categorie, ma infatti noi non vogliamo appartenere a quel tipo di squadra, noi vogliamo appartenere a una squadra, abbiamo detto, blasonati, che hanno una storia, hanno un peso, infatti è vero. E noi nel frattempo abbiamo recuperato una storia, e questa è una cosa che non è mai successa nella storia del calcio, che una squadra abbia ricomprato solo in 8 mesi, mai successo, guardatelo, tutte le società hanno ricomprato dopo anni, 2, 3, 5 anni, eccetera. Allora, non faccio i numeri per la questione di nord, riguardando. Quindi allora voglio dire, sulla base di lui, quindi per dire che la società ha fatto degli sforzi cercando di accontentare i propri tifosi. Adesso i tifosi non è che devono accontentare la società, devono accontentare se stessi, devono costruire uno stimolo continuo alla società per fare bene, per impegnarsi. Ho detto sempre come una donna, ma la prima contentiamo se la vuoi fare in cena. Allora noi abbiamo bisogno di questi stimoli, perché sono 2 anni che investiamo tante risorse, che io lavoro 3 ore al giorno per la maternità, perché non è che una squadra che cammina da sola, e tutti i problemi poi li assorbano, ci sono, andiamo a giocatori, i rapporti con i vari,
tecnico, organizzativo, economico, quindi questo sicuramente consentirebbe alla società di poter allestire una squadra competitiva e di poter riportare magari la, questa squadra, questa società, questa storia di questa stessa città magari in un percorso di crescita ulteriore.